Quest'uomo ha avuto il coraggio di fare il furbo con una ragazza minorenne e in carcere ha ricevuto una punizione di gran lunga peggiore rispetto all'ergastolo. People think I'm some kind of hero, but I'm actually not. I just, you know, did what I thought was best. Theodore Dyer era stato condannato a 25 anni di carcere per aver abusato di una ragazza che aveva meno di 13 anni. Un orrendo delitto che l'avrebbe portato a ricevere uno dei castighi più duri della giustizia americana. Tuttavia, la sua vita in cella non sarebbe stata del tutto tranquilla, perché il gesto commesso era di una crudeltà disumana e la verità è che, in carcere, ad aspettarlo c'erano altre regole. All right, I guess he decided to clear his conscience or something, but, you know, he told me what he was in prison for, that he had, you know, was accused of raping an 11-year-old girl, and he got 25 to life for it. Nella mente di Theodore sembrava una buona idea confidarsi con i suoi compagni di cella e raccontare la sua vita, ma ciò che non immaginava affatto è che quelle sarebbero state le sue ultime parole. Perché per Steven Saddinson si trattava di un delitto squallido ed inconcepibile. At first, you know, punched him a couple times, still wouldn't shut up. Still kept telling me he wanted to explain that he didn't do it. When I hit him and knocked him out, and then I took the shoelaces out of his shoes, tied them together, wrapped it around his neck, and strangled him. Then, after I was done, I mean, I was aware of what I was doing. Il detenuto Steven Saddinson aveva deciso di far giustizia con le proprie mani, visto che, anche se entrambi stavano scontando la loro condanna in carcere, per il responsabile dell'assassinio, il gesto commesso dal signor Dyer non era in alcun modo perdonabile. Per questo, nel momento in cui ha confessato tutto, era piuttosto tranquillo. Sapeva quel che aveva fatto e a quali conseguenze andava incontro. I don't feel bad for what I did, you know. I feel bad for maybe the families, his family or something. But as far as remorse towards him, no. Agli occhi di molti, quest'uomo era visto come una sorta di eroe, ma nonostante ciò, Steven non riusciva affatto a vedersi rispecchiato in tale ruolo. Quel che contava per lui era aver agito correttamente. I've been getting these emails saying that, you know, it's not my position to judge anybody. And I want to make it quite clear that I didn't judge him. You know, I know God is the only judge we have. I've just set the appointment up. A dire il vero, l'immagine del supereroe era ben lontana da quella che lo caratterizzava in passato, condannato ad una vita in prigione per aver tolto l'ultimo respiro alla sua fidanzata nel 1991. Il detenuto non aveva nulla da perdere. Ed è stato così che, totalmente cosciente, aveva preso la drastica decisione di far fuori Theodore Dyer, sapendo che probabilmente avrebbe dovuto affrontare una punizione molto severa. How do you wish to plead to the second count of murder in the second degree? Guilty? Yes, sir. And doing so freely and voluntarily? Yes. Doing so because you are guilty? Yes, sir. All right. L'aspetto che più impressionava era la tranquillità con la quale raccontava l'episodio, soprattutto nel momento in cui spiegava nei dettagli alcune particolarità decisamente agghiaccianti. Steven non mostrava alcun segno di pentimento e il suo racconto era pervaso da un'inarrestabile pace interiore. The reason I killed him was because he was a child molester. But you did in fact kill him. Oh, sure. And you intended to. Oh, sure, yes. La verità è che Steven Saddinson potrà pagare le conseguenze per aver tolto la vita al suo compagno di cella soltanto dopo la morte, dato che deve scontare le due condanne, una dopo l'altra.